In questo episodio andremo alla scoperta di un commissariato di pubblica sicurezza abbandonato dal 2013 a seguito di un trasferimento nella periferia della città. È una struttura dell'amministrazione della Polizia di Stato italiana, inquadrata nell'organizzazione territoriale della Questura. È diretto da un funzionario della Polizia di Stato col grado di commissario capo o di vicequestore aggiunto, o nei casi più importanti dal primo dirigente. All'interno del commissariato sono in genere presenti uffici presso i quali il cittadino può espletare diverse pratiche di polizia amministrativa, come rilascio o rinnovo passaporto, porto d'armi, permesso di soggiorno, eccetera. Entriamo e scopriamolo insieme. Buongiorno amici di Land of Urbex, eccoci qui in una nuova avventura. Oggi gioco in casa. Gioco in casa perché sto andando in un luogo in cui ci passo praticamente ogni giorno e però non sono mai entrato. È un posto abbandonato da 10 anni perché era un commissariato di polizia che è stato appunto trasferito in una nuova sede circa verso il 2013, mi sembra. E quindi da quel giorno è lì abbandonato a se stesso. Sicuramente sarà un vuotone incredibile, però tentar non nuoce, magari c'è rimasto qualcosina di interessante dentro. Ci vediamo tra poco. Qui passeggiando esternamente possiamo vedere che ci sono i posti, se vedete i cartelli lì bianchi, i posti che sono riservati, che erano riservati alle autovetture. Questo è il cancello in cui uscivano le autovetture e niente, questa qui è tutta la struttura. Ragazzi, sono entrato dentro, adesso andiamo subito a vedere. Faccio veloce, vediamo prima su. Vediamo cosa c'è qui nei sotterranei. Un attimo che addrizzo. Qui c'è una stufa vecchia. Qui molto probabilmente veniva usato, non so, ci cioè sono delle... Non capisco quale potesse essere l'utilizzo. Niente, qui sotto non c'è niente. Ora spieghiamoci che stiamo passando davanti all'entrata. Saliamo su. Qui ci sono queste porte che non si aprono. Questa sì. È abbastanza tutto quanto vandalizzato, eh? Uffici vuoti, bagni. Temo che il posto sia tutto quanto così, tutto completamente vuoto. Proviamo ad andare più su. Qui ci sono i contatori, qui bisogna stare attenti che siamo fuori, passiamo velocemente. No, ragazzi, qui è tutto completamente vuoto, sfondato e il tempo che passa sta completamente mangiando tutte le pareti. Qui sotto non so cosa c'è. Ecco un quadro elettrico. Qui hanno fatto
Hanno fatto un po' di... non chiamiamoli murales. È pieno di mani. Ovunque. Questi disegni con la vernice rossa mettono un po' di ansia. Qui vuoto, vuoto. Qui si sale su. Ragazzi, non c'è... non hanno lasciato niente. C'è praticamente tutto vuoto. Qui... qui è... cioè, sembra tipo le parti quelle dei carceri in cui... in cui i carcerati vengono a parlare, però no, era un bancone sicuramente in cui... non so se... facevano dei servizi per i cittadini, insomma. Qui c'è un condizionatore, ma è tutto vuoto. Torniamo indietro. Proviamo ad andare su. Ah, qui ho capito dove siamo, noi siamo entrati da lì. Vediamo. Cosa ci offre quest'ultimo piano? Qui c'è rimasto qualcosa, attenzione. Questo murales mette un po' di ansia. Comunque, mamma mia. Completamente vuoto. Queste forse erano le parti in cui c'erano delle camere, mi dà quell'impressione. Queste sì, erano camere da letto. Forse questa era una sala in comune, che è molto grande. Forse poteva essere una cucina, scusa, una sala dove si mangiava. E niente ragazzi, qui è finito. Ok ragazzi, qui... eccola, questa qui è l'entrata principale in cui entravano tutti i cittadini. Qui vedete le insegne della polizia, San Michele Arcangelo. Qui è dove entravano e qui molto probabilmente dove venivano accolti. Qui c'è una cartina dell'Italia. Un calendario del 2013, esatto. 2013 in teoria è dove è la data fatidica. Qui non c'è niente. Qui ci sono faldoni. Identità delle persone, ragazzi. Commissione di cessato fabbricato. Qui è vuoto, qui c'erano gli uffici. Spogliatoio maschile. Qui è un divano. C'è anche un orologio. L'unica cosa, gli unici documenti trovati, eccoli qua. Qui ci sono tutte carte d'identità sparse e tutti altri documenti. Tessere sanitarie, altre carte d'identità. E nient'altro.
Sì, qui sono tutti i faldoni. Le uniche cose che sono rimaste. Toilette. No, qui non ci sono stato. Qui ci sono le celle. Magazzino automezzi. Vuoto. Ah, qui c'erano gli automezzi della polizia. C'è un passeggino così a caso. Qui c'è una sedia. Vediamo. Interruttore generale. Questa mi sembra tipo una cella, vedi? Con questo, con la finestrella. Sì, questa qua dovrebbe essere una cella. C'è la finestrella qui. Qui ci sono. C'è una finestra con le macchine, quindi. Qui c'è altri faldoni. Vediamo quest'ultima parte. Con altre celle. Un po' più grandi, un po' più piccole. Bagni. Un'altra cella. Mamma mia, questa qui tutta nera. Fa impressione. Ecco le celle. Questo era il letto, ragazzi. Incredibile. Incredibile. Ecco tutti altri faldoni. E niente, lì siamo arrivati alla fine. Questi qui, guarda, 2001. Qui ci sono i documenti delle persone, oramai che stanno marcendo, però tutti i documenti lasciati qui. E qui, ragazzi, abbiamo finito. Ecco, ora mi vedrò nuovamente. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video. Anche se il luogo è vuoto, alla fine non è stato malaccio, carino le celle, però si sapeva che era vuoto perché hanno trasferito completamente gli uffici, non è che hanno chiuso. Speriamo che vi sia piaciuto il video, lasciate sempre un bel mi piace, commento, condivisione ed iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima avventura, ciao!